A partire dal 4 luglio 2011, rivoluzione per quanto riguarda il centro storico nella raccolta rifiuti. Parte infatti, grazie all'impegno del Comune di Pavia e di ASM, la raccolta differenziata per tutti i cittadini che risiedono in centro storico. La nuova raccolta differenziata per il centro storico è stata presentata in conferenza stampa alla presenza del sindaco Alessandro Cattaneo e del presidente di ASM Giampaolo Chirichelli. Il 4 luglio si parte, ormai lo sappiamo, siamo pronti a questo appuntamento che diventa un appuntamento di civiltà per la nostra città di Pavia. Differenziamoci anche noi nella nostra città, dimostriamo di essere in grado di fare un progetto così importante come la raccolta differenziata. Dovremo abituarci ad avere a che fare con contenitori come questi e con regole che andranno anche a incidere, a entrare nelle abitudini delle nostre famiglie, del nostro modo tutti i giorni domestico di separare questo o quel rifiuto e poi di esporlo negli orari in cui noi passeremo attraverso il lavoro di ASM a prelevarlo. Per tutto questo noi abbiamo preparato una notevole e molto organizzata macchina a supporto di ogni dubbio, ogni domanda, verrete convocati personalmente a delle riunioni informative e soprattutto troverete poi anche dei numeri verdi per sciogliere ogni dubbio che vi venisse in mente. Si parte, mi raccomando, facciamo tutti insieme la differenza davvero. Cosa rappresenta per la città questa sfida? No, soprattutto la sfida più importante è data dal fatto che fin quando il cittadino non la vorrà, non la sentirà propria, ci sarà un cambio di abitudini a livello sociale, non avremo quel bel impatto che una città bella come Pavia merita. Ci tengo molto e sottolineo che il cittadino non deve sentirsi obbligato a fare un favore al comune o mirare a una riduzione di quelle che saranno le future tariffe. Deve credere anche lui nella raccolta differenziata, come ci crediamo noi che la stiamo attivando. È una grande avventura, questa città la merita.